Mi sa 1-0, ma fatica. Non è cosa usuale andare a vincere fuori casa, quindi credo che l'abbiamo fatto con fatica, purtroppo a causa dell'espulsione che è stata combinata Alessi nel metà del secondo tempo, quando la partita probabilmente aveva anche l'inerzia dove noi potevamo avere poca difficoltà, perché credo che con Alessi in campo avremmo fatto qualche ripartenza importante e approfittato degli spazi che ci doveva lasciare la propria. E noi siamo contentissimi di questi punti, siamo magari meno contenti del fatto che non abbiamo fatto gol nel primo tempo, perché credo che un doppio vantaggio sarebbe stata la fotografia giusta del primo tempo. E poi ovviamente qui c'è una squadra di fronte che supporta un bel pubblico, che ha buonissime qualità tecniche in alcuni giocatori, quindi era preventivata qualche sofferenza. È stata bravissima la difesa, è stato bravissimo il nostro portiere e Bellucci, sono stati bravi tutti, perché quando viene posta qui vinci in questa maniera devi essere per forza compatto. Loro però sono ultimi in classifica, ma l'andamento della partita di oggi non lo rispecchia assolutamente questo. Ma io l'ho detto prima della partita, cioè, dirlo dopo è semplice, dirlo prima è perché ho visto tutte le partite che ha giocato la Pro Patria e devo dire che la classifica non rende merito di quello che hanno fatto finora, e a maggior ragione sono contento di questi punti, perché sono convinto che qui ne faranno pochi successivamente. Vediamo invece la Reggiana, che forse inaspettatamente rispetto ai proclami di quest'estate è lì su. Noi dobbiamo, siamo in un buon momento, questo posso dirlo, i ragazzi stanno lavorando bene, stiamo riuscendo ad avere pochi infortuni, questo quindi ci facilita anche dal punto di vista dell'organico per poter variare delle situazioni. Oggi il mio parere il cambio è stato fondamentale, quello di Nampi, nonostante che avevano essere fatto bene, quindi ci sono stati Zanetti è entrato molto bene, sono situazioni che consentono ai ragazzi di esprimersi. Era importante far punti, perché il problema di uscire un paio di volte in casa fra gli applausi con una sconfitta ti fa pensare a una squadra giovane che possa andare bene lo stesso, invece no, non va bene lo stesso, i ragazzi stanno lavorando bene e devono essere premiati con prestazioni e con punti. In questo momento li stiamo ottenendo, se verranno momenti più difficili saremo pronti a affrontarli, ma stiamo mettendo da parte tanto lavoro e tanta esperienza. Ombra di questa partita, più luce o più ombre? A parte la vittoria, ma come la valuti? La squadra ha vinto, quindi più luci. Poi dal punto di vista personale lavorerò per raggiungere la condizione migliore ancora di più e per dare ancora di più alla squadra. Quello è l'importante. Ok, che cosa manca lì davanti? Tu hai fatto un gol, ma ve ne siete mangiati un bel numero. Dobbiamo essere un po' più cattivi, però l'importante è che le occasioni arrivano. Giochiamo, proviamo ad arrivare lì palla a terra, quindi questo è importante. Poi piano piano i gol arriveranno. Ok, pensi che potrà fare anche del suo Francesco quando arriverà in squadra? Certo, è un giocatore di grande livello, quindi grande personalità, ci darà sicuramente una grande mano. Adesso però avete un uomo in meno, almeno per una giornata. Quanto peserà l'assenza di Alessi? L'assenza di Alessi peserà, ma sono sicuro che si farà sentire lo stesso, anche se non sarà in campo. Sei Nicolò Bellucci, migliore in campo oggi? Ma? Sì, diciamo, quando si vince siamo migliori in campo tutti. Io faccio parte della squadra, la migliore in campo è stata la Reggiana, perché non era facile venire fuori con 3 punti da questo campo. Loro, secondo me, la squadra ci ha messo più in difficoltà. Con tutto il rispetto magari per le squadre più alte, magari loro hanno il colpo del giocatore importante, però questa è una squadra che forse sul piano del palleggio ci ha messo forse più in difficoltà, anche se abbiamo avuto grosse occasioni che magari altre partite non abbiamo avuto. Nel secondo tempo, dopo l'espulsione di Alessi, è stato un vero assedio. Ci sta, rimane in 10, mancano, quanto era, un quarto d'ora? Sì, sì. Manca un quarto d'ora, loro hanno spinto tutto quello che potevano avere in corpo e ci hanno avuto diverse occasioni, però comunque sempre, diciamo, non palle clamorose, cioè comunque tiri da fuori, tanti cross in mezzo all'area. È stato difficile per caso gestire la tensione che hai in quei momenti. Ascolta, sembri un altro giocatore rispetto a un anno fa, cosa è successo? Ma la continuità e il partire titolare, avere la stima di tutti, comunque essere perlomeno quello che è partito, quello che sta giocando, la consapevolezza che poi uno acquisisce giocando e comunque, cioè, giocare qui a Reggio, cioè io questo è il quarto anno, ho fatto 3 anni qua, che vuol dire 5-6 da un'altra parte, perché insomma in una piazza del genere cresci come uomo e come giocatore. Ti senti anche un po' più sicuro con i tuoi compagni di reparto lì davanti? Guardi, oggi ho giocato Piccinelli, l'altra volta Bandini, poi Cosentino, l'ho detto anche in settimana. A me piacciono sti ragazzi, come si muovono, come ci incitiamo, come siamo reparto. Io posso che ringraziarli, mi sento sicuro e spero che loro si sentano sicuri con me.
È solo un giorno di riposo in più per questa squadra? È necessario, anche perché poi giocheremo lunedì sera, quindi trasliamo la settimana di un giorno e poi se lo meritano, ragazzi. Io ho detto che se avessero fatto bene l'avrebbero avuto, se non avessero fatto bene non avrebbero avuto. Va bene, grazie. A voi.